Fino ad oggi Barbara D'Urso aveva tenuto il massimo riserbo su una delle vicende che maggiormente ha fatto discutere il mondo della TV e del giornalismo nell'ultima settimana. L'intervista montata della giornalista Alessandra Borgia nei confronti del cacciatore Orazio Fidone, al centro dell'inchiesta sulla morte del piccolo Loris Stivale, il finto scoop smascherato da Striscia la Notizia. Il TG satirico di Antonio Ricci qualche giorno fa ha trasmesso in prima serata l'intero fuori onda della giornalista che, d'accordo con il cacciatore Fidone, fingeva un incontro casuale per strada. Peccato che gli italiani si siano scagliati con veemenza contro la Borgia, ricoperta di insulti al punto che è stata costretta a chiudere il suo profilo Facebook. La padrona di casa Barbara D'Urso, che aveva ospitato l'intervista in questione al pomeriggio 5, non si era ancora espressa sull'accaduto, ma a causa dell'insistenza sia dei propri fan che dell'opinione pubblica italiana, ha dovuto necessariamente commentare la vicenda. Barbara D'Urso sulla finta intervista di Alessandra Borgia. Ero all'oscuro di tutto, la D'Urso ha scelto di commentare l'accaduto dalla propria pagina FB. Visto che in tanti me lo chiedete, per onestà e rispetto verso il pubblico, non posso non commentare questo ormai stranoto fuori onda che riguarda il pomeriggio 5. Tutti sanno, anche se poi qualcuno finge di ignorarlo, che chi conduce un programma in diretta non può controllare che cosa avviene nei momenti antecedenti ad un collegamento, è impossibile. Sarebbe quindi sin troppo facile, per me, dire che nulla c'entro e che ero all'oscuro di tutto. Però, siccome tengo infinitamente a questo programma, alle persone che ci lavorano e a tutto il nostro numerosissimo pubblico che ci segue con tanta affezione, ho voluto invece capire come si erano svolti i fatti e la giornalista Borgia ha spiegato che quanto accaduto è stato figlio di una richiesta di cautela da parte del soggetto intervistato che in alcun modo, e ripeto in alcun modo, ha alterato la genuinità delle dichiarazioni e la correttezza della cronaca svolta. Striscia la Notizia ha fatto il proprio lavoro, la giornalista Borgia il suo e io il mio. Altri, invece, strumentalizzano il nostro lavoro attaccando me sempre e comunque, forse anche per colpire Mediaset e i suoi programmi di informazione, che tanto successo stanno raccogliendo. Non riesco a darmi, infatti, altra spiegazione per un accanimento di questo tipo anche da parte di chi dovrebbe almeno informarsi sull'accaduto, come ho fatto io, prima di attaccare pubblicamente membri della categoria che dovrebbe invece rappresentare e proteggere. La D'Urso si dice quindi estranea all'intera vicenda, di cui sarebbe stata all'oscuro ma, cosa forse più importante, a suo dire sembra sia stato Orazio Fidone, il soggetto intervistato in questione, a scegliere di ricreare l'intera intervista come casuale. La conduttrice ha inoltre sottolineato che la sostanza dell'intervista, ovvero le dichiarazioni del cacciatore, è totalmente genuina e si è infine scagliata contro coloro che sembrano strumentalizzare il suo lavoro e i mezzi di informazione Mediaset. Chi se ne frega?